Beh, io ringrazio la Jesina e Alessandro Cossu che si è prodigato per organizzare questo torneo, perché comunque quando riesci a far stare insieme famiglie e bambini, in questo caso bambini del 2005, per sano e puro divertimento è sempre una festa. Ogni bambino che vedo qui in questo campo si è divertito, si sono divertiti i genitori, e questo è lo spirito giusto per affrontare lo sport nella maniera migliore possibile. Per cui come amministratore e come amministrazione, insomma, sono veramente contento e orgoglioso di questo tipo di manifestazione, e mi auguro che ce ne siano altre, perché comunque l'aggregazione e la forza che ha lo sport anche per queste cose è una cosa incredibile che deve essere continuamente sostenuta e portata avanti. Sa. Bah, io il giorno in cui è stata fatta la presentazione forse sono stato il primo a sbilanciarmi, ero contento di questo nuovo progetto perché comunque un ragazzo di Iesi, figlio di un ex giocatore, ex mister della Iesina, per me era una soddisfazione perché lui ha lavorato con i giovani e il risultato gli ha dato ragione anche a un assessore che ha creduto che sicuramente avrebbe fatto bene, e visto quello che è successo spero che la Iesina possa continuare a credere in quello che è nel percorso che ha iniziato, per cui faccio veramente i complimenti a Francesco perché se lo merita, ma a tutti i ragazzi che in questo anno sportivo hanno fatto veramente le cose eccezionali. Mi sono divertito a vedere le partite, ho sofferto con lui e con loro perché comunque mi sento ancora un giocatore, ma questo è solo una questione anagrafica. Però ho visto delle cose molto interessanti e mi auguro che i ragazzi che in questo periodo, in questo anno hanno avuto qualcuno ha avuto molto spazio, qualcuno un po' di meno, il prossimo anno se ne possano vedere sempre di più di ragazzi del nostro territorio che possano fare veramente la differenza in un campionato interregionale interessante come quello di quest'anno.